Ok. Ciao Matteo, ti ricordi? Ci siamo già visti, anzi, sentiti prima del a Sassuolo. Sì, mi ricordo, sì. Eravamo, diciamo, alla vigilia dei tuoi festeggiamenti per i 10 anni di carriera, adesso siamo in una situazione un po' diversa, siamo di nuovo in mezzo al lockdown. Purtroppo. Già. Comunque sono contenta di averti qui sulle pagine di Inside. Ripartirei proprio da allora, da quando ci siamo, dato che lo spettacolo ti ha visto impegnato a 360 gradi. Allora, a settembre c'è stato questo, tra virgolette, anniversario, un momento dove festeggiare 10 anni di carriera. Ancora eravamo abbastanza liberi, si poteva lavorare, si poteva cantare. Poi tutto è andato un po' in negativo, tra virgolette, nel senso che siamo tornati in una situazione abbastanza di lockdown, di chiusura. Io comunque ho sempre continuato a essere creativo, a dedicarmi alla musica, a studiare, a preparare la voce. Ho fatto diversi eventi digitali, tra cui un concerto di Natale in diretta streaming. Insomma, si è cercato in questi mesi comunque di non lasciar scemare l'arte, di essere comunque creativi e di fare delle cose. Bene, bene. E il tuo nuovo brano scaturisce dal legame comunque con la tua città, giusto? Con Sassuolo? Sì, io sono nato a Sassuolo, ci vivo ancora. Un anno fa ti direi che ci cambio le valigie. Quest'anno invece ci sono rimasto un po' di più perché purtroppo siamo stati tutti un po' fermi. Però ho avuto un po' di tempo per guardarmi alle spalle, per guardare al mio passato, alla mia infanzia, ai campi, agli alberi, al modo in cui ho vissuto alcuni anni molto belli della mia vita proprio come germinazione spontanea, no? Come quelle piante di erica che nascono sul ciglio della strada, è nata una canzone, è nato un pezzo e sono felice di averlo potuto condividere con le persone in modo gratuito, in modo molto molto spontaneo. Non è che ci sia dietro chissà chi, è semplicemente una condivisione artistica. Quindi dentro a quel grande albero è racchiusa anche la speranza di tornare a sognare, giusto? A respirare l'aria pulita e a respirare soprattutto liberamente. E per un cantante penso che questa cosa voglia dire tantissimo, perché comunque il respiro per il cantante è tutto. Noi viviamo di respiro. Il respiro è il combustibile, l'aria è il combustibile che fa vibrare le corde vocali, quindi per noi è fondamentale. Detto questo, ci sono alcuni elementi nel brano che hanno anche una connotazione che riguarda il nostro futuro, il nostro modo di intendere la vita, il modo che secondo me deve un po' farci riflettere. Banalmente ho detto, per ogni grande albero che non c'è più, dobbiamo piantarne due, perché respirare liberi poi alla fine significa avere anche la possibilità di respirare aria pulita. E quindi c'è anche un po' di spinta ecologista nel pezzo, perché con molta tristezza quel grande albero che è esistito davvero adesso non c'è più, perché al suo posto c'è del cemento. Quindi tornare a mettere un po' le mani sulla terra, tornare ad apprezzare quello che abbiamo sotto i piedi, a valorizzarlo di più e anche ad attenzionarlo in maniera maggiore, credo che sia la via migliore per sognare, per respirare liberi, perché poi alla fine siamo tutti nella stessa boccia che gira e respiriamo tutti la stessa aria, quindi avere un po' più di amore nei confronti della nostra madre, che è la terra, credo sia un elemento forse banale, forse retorico, ma comunque importante. Come mai è così importante per te il legame con la natura? Beh, allora io sono un campagnolo fondamentalmente, sono nato in campagna, sono vissuto di cose semplici. E ho sempre avuto questo grande contrasto fra la semplicità della terra, quindi l'ambiente del cortile della fattoria, l'ambiente dell'agricoltura, l'ambiente della campagna. Al contrario, ho sempre avuto la voglia di volare.
Ci sono 5 secondi nel pezzo dove si vede un deltaplano che decolla e c'è una storia da raccontare dietro, perché in realtà io ho vissuto molto dai miei nonni in campagna, ma a fianco della tenuta c'era un campo dove partivano e decollavano i deltaplani. Quindi quando ero bambino un giorno sono scappato, perché li vedevo, sono scappato da mia nonna e sono montato sul deltaplano e mi hanno fatto volare con mia nonna che mi correva dietro perché avevo paura. Poi ne ho prese tante di volte, però quindi questo contrasto fra la terra, la semplicità e la voglia di volare e di sognare mi è sempre è legato alla mia infanzia, proprio perché ho avuto modo di viverla così, da campagnolo, però con lo spirito e con la mente verso i sogni. Come mai hai scelto questa virata, diciamo, cantautorale? È una, tra virgolette, novità? Allora, anche qui tutto nasce per l'esigenza di condivisione artistica. La creatività io non la perdo mai. Ascolto la musica tutto il giorno, studio, mi tengo la voce in esercizio. Poi, in realtà, io fin da quando ero ragazzino e sono iscritto alla SIAE come autore. Ho 40-50 brani che sono depositati, ma me li sono sempre tenuti per me, non ho mai voluto farli pubblicare. Insomma, è sempre stata un'attività che ho sempre fatto per passione. In questi giorni a casa, guardandomi intorno, mi è venuta l'ispirazione per questo pezzo, non ti nego, con anche qualche lacrima, perché quando ti trovi da solo a casa, non ti puoi muovere e pensi un po' alla libertà che c'era nella tua infanzia, poi alcuni ricordi legati a delle persone care che non ci sono più, insomma, di notte mi è venuta di getto questa canzone, alle 2 di notte mi sono svegliato dal letto e ho cominciato a scrivere. E in 2 giorni era fatta. Poi mi sono detto, ma perché non fare un videoclip qui, a casa? Perché il brano l'ho registrato qui in casa mia, dove ho lo studio, e il videoclip l'ho registrato nelle strade intorno praticamente dove abito, qui nella zona di Sassuolo, nelle prime colline, nell'Appennino. E sono stato fortunato perché un videomaker storico che ha realizzato tantissimi filmati che riguardano la storia proprio di questa parte d'Italia, della provincia di Modena, del suolo dell'Emilia Romagna, ha una mediateca enorme con delle immagini di 30-40 anni fa. E allora ho fatto un po' una sorta di flashback fra il presente e fra il futuro, ma tutto è nato per l'esigenza, la voglia di creare, di condividere, non c'è nient'altro dietro, non è un percorso, diciamo, pensato perché poi succederà chissà cosa. È stato solo un momento legato alla creatività. Poi io non escludo mai niente, perché non si può mai escludere niente nella vita, però il mio mestiere è fare il cantante d'opera. Io ho trovato molto un percorso emozionale la tua canzone, perché comunque questo grande albero che ricordi, questa persona che ricordi, giusto, è un legame particolare con una persona che non ci ha segnato nell'infanzia, giusto? Sì, una cara persona con la quale proprio capitava di trovarsi sotto questo grande albero, magari lui beveva un bicchiere di vino, io stavo ad ascoltare le sue storie. Si tratta del mio bisnonno, se ne è andato tanti anni fa, ma questo elemento, questa bellezza che ho nella testa di queste giornate di sole, dove l'albero ti fa una bella ombra e ti trovi a fare due chiacchiere e dove senti delle storie magnifiche. Di cosa parlavano i bisnonni? Parlavano della guerra, dell'amore, delle emozioni, della loro vita, e soprattutto da piccolo mi capitava proprio di eravamo in campagna e spesso con le pentole, padelle, io mi costruivo una batteria improvvisata e lui mi ascoltava e mi diceva che avevo la musica e il ritmo nel sangue. Poi alla fine non si è sbagliato, sì, c'è tanta umanità dentro il pezzo, c'è una storia proprio personale, sì. Nonostante la semplicità, perché è un brano semplice, non, senza fronzoli, è molto vero. Sì, arriva dritto comunque al cuore di chi la... ti volevo chiedere come ultima cosa se questo brano comunque apre la strada ad un progetto più ampio? Domanda da $1 milioni, l'ho già sviata prima un po'. Allora... Dando come presupposto che non do mai limiti a quelle che sono le possibilità, le opportunità, quello che si può generare artisticamente,
appena il lockdown terminerà, io tornerò alla mia attività al 100%, perché ci sono tanti contratti da recuperare, soprattutto a livello internazionale, però non escludo a priori che ci possa essere magari in futuro, però stavolta con un editore discografico importante, perché per questo brano ho fatto tutto io, l'ho pubblicato gratis su YouTube, ma non è che ci sia una casa discografica dietro, certo. È una cosa mia, personale, per i social. Magari potrebbe anche esserci la possibilità di vedere qualche altro mio brano pubblicato, vedremo, non lo escludo a priori, però è una, diciamo, un binario parallelo che non è detto che prosegua. Ecco. Ho capito, quindi comunque in questo momento stai pensando anche al recupero delle date che sono saltate nel 2020, insomma, a portare avanti la tua carriera come tenore? Certo, assolutamente. Ci sono tantissimi impegni dalla metà del 2021 in avanti, perché nel 2020 ci sono state diverse produzioni per me in Danimarca, nel Regno Unito, in diverse parti d'Europa, che non è che sono state cancellate, non si sono fatte, quindi si faranno poi in futuro. C'è molto molto da recuperare, e la preoccupazione paradossalmente mia è di riuscire a far tutto, perché quando hai un calendario predeterminato puoi gestirti, quando tutti recuperano magari ti capita che tutti recuperano allo stesso momento e si viene a creare una confusione incredibile, quindi la certo. Speranza è quella di avercela questa confusione al più presto, significa che ne siamo usciti, però sì, sarò molto concentrato su quello, ma non escludo, ripeto, non escludo a priori anche di fare un album, perché poi alla fine l'arte è a 360 gradi, io degli steccati culturali non ne metto, vedremo. Dei brani ce ne sono tanti, ma non solo miei, anche di grandi autori con i quali ho collaborato in questi 10 anni, che mi hanno regalato delle canzoni che sono lì, le ascoltiamo noi e al pubblico non sono mai state fatte sentire, e parliamo di grandi nomi, quindi vedremo, non lo escludo. Bene, bene, questa anticipazione è abbastanza succulenta. Vedi che ti ho dato, l'hai fatto 3 domande più o meno lì, alla fine qualcosa te l'ho detto, però vedremo, non c'è niente di sicuro. Beh, comunque sarebbe molto bello anche vederti in una veste magari inedita. Sì, io a dire la verità, voglio dire, l'ho già pubblicato un disco 10 anni fa, un po' a cavallo fra i generi, quindi non è una cosa su cui sono completamente avulso, e a dire la verità, quando magari mi trovo con gli amici, non disdegno, magari delle volte sono andato a trovare degli amici che cantavano con una cover band in un locale, e proprio per spirito mi sono messo lì, mi sono messo a cantare anch'io, quindi sono veramente figlio del mio tempo, non è che essere cantante lirico vuol dire non vedere niente di quello che ti circonda o non ascoltare la musica che gira in questo momento. Io sono un fruitore di tutto, ascolto dalla trap al rock, qualsiasi cosa, onestamente parlando. Adesso che poi abbiamo questa musica fluida con un abbonamento, magari senza far pubblicità, non so, ad Amazon Music, puoi ascoltare quello che ti pare, quindi ascolto proprio di tutto. Senti, ma posso fare una domanda Beh, a te? anche certo. Ma com'è la storia lì? Perché dall'accento sei sarda, ma da Sono dove sarda. chiami? Io sono di Oristano. E stai chiamando da Oristano? Sì. Ah, un posto Noi siamo in bellissimo. piena zona bianca. Appunto, ti volevo chiedere com'è respirare un pochino liberi? Com'è uscire di casa? Com'è? Guarda, veramente una domanda che dall'inizio volevo farti, me la sono tenuta per ultima. Com'è? Allora, sicuramente noi siamo più liberi di voi, però diciamo che dobbiamo stare tanto attenti perché il sistema sanitario magari non è forte, quindi qua basta poco e va tutto in tilt. In questo periodo stanno arrivando tante persone da fuori, perché essendo zona bianca, tutti quelli che avevano la seconda casa Capito. si sono e quindi bisogna stare attenti. Però abbiamo la fortuna di avere tanti tanti spazi grandi in cui poter fare una passeggiata, non incontrare nessuno. Quella è la nostra gran fortuna.
Io non vedo l'ora di ritornarci in Sardegna perché è una regione che amo, ma come una regione italiana che amo tantissimo, ci vengo spesso e conosco proprio anche la zona più della Costa Verde che è sotto il Golfo di Oristano, che è la Ok. parte un po' più selvaggia, Torre dei Corsari, Pan di Zucchero, Cala Domestica, tutti quei Sì. luoghi un po' selvaggi, sperduti, che a me piacciono tanto. E quando il mare è calmo è fantastico, quando soffia il maestrale non ti puoi proprio affacciare fuori di casa, però amo tutta la Sardegna, sia la parte più selvaggia che la parte, diciamo, più, tra virgolette, mondana e spero di tornarci presto in un posto fantastico. La parte di Oristano è abbastanza selvaggia, non so se conosci Sarutas, comunque sono zone turistiche, ma non troppo. Esatto, ma è quello che mi piace, a me piace il mare un po' selvaggio. Ah beh, qua sicuramente non trovi gli stabilimenti balneari e le file di ombrelloni. Ah, questo è poco ma sicuro, sì. Certo. Qui siamo molto molto liberi. Comunque dai, stiamo benino, però dobbiamo guadagnarcela ogni giorno questa zona bianca. Speriamo di essere tutti in zona bianca presto e di non aver più i colori, di tornare a essere semplicemente Italia il più presto possibile. Questo è il mio auspicio. Sì, speriamo benissimo che sia così perché ne abbiamo tanto bisogno, soprattutto noi che lavoriamo nel mondo della musica, di tornare a lavorare. Ma torneremo, non bisogna mai perdere lo spirito combattivo. Oramai non dico più spirito positivo, perché quando dico spirito positivo si viene in mente l'esito del tampone. Quindi diciamo lo spirito, la voglia di andare in meglio verso cose migliori. Io non lo perdo mai questo spirito, ma dobbiamo averlo tutti perché dopo ci sarà un bel campo da far fiorire di bei fiori alla fine di questo deserto. Quindi bisogna sempre pensare in positivo, diciamo così. Sì, assolutamente. Comunque, essendo zona bianca, in teoria dal 27 noi possiamo lavorare. Quindi non si sa mai. Dita incrociate. Magari vieni in Sardegna a fare una data. Ah, Ma io ho già cantato in Sardegna, sono venuto diverse volte, tra l'altro ho cantato a Sassari, Teatro Verdi. Quindi conosco e spero, magari, vediamo. dai, dai, per motivi di lavoro puoi venire. Sì, l'autocertificazione sì. Grazie Va bene, grazie mille Matteo. È stato un piacere risentirti. Speriamo di risentirci presto con altre novità buone. a te. Grazie, assolutamente sì. Un abbraccio e a presto. Ciao. Grazie, ciao.